contento di rientrare a scuola? Cosa provi? Ansia, gioia? Questo è il quinto anno, quindi un po' di ansia, però si affronterà, diciamo. Cosa ti auguri per questo ultimo anno di liceo? Superarlo, di fare bene l'esame alla fine. Devo dire la verità, dato che presento il quinto anno, diciamo, è abbastanza emozionante l'ultimo primo giorno di scuola, comunque sì, diciamo che è una bella esperienza, anche se abbastanza stancante riprendere il ritmo scolastico. E un lato positivo e negativo del ritorno in classe? Lato positivo i miei compagni, lato negativo che ho saputo che ci hanno spostato la classe al primo piano, al secondo piano si stava meglio secondo me. E invece tu sei contento di sì, la scuola? Sì, abbastanza, sì. Più gioia che ansia, perché non ci sono le interrogazioni. Un lato positivo e negativo di tornare a scuola? Fa troppo caldo e poi rivedo i compagni. Il lato positivo, rivedere i compagni. Il lato negativo, che già iniziano a rompere. Però. Ma non dal primo giorno? Dal secondo. Troppo per me sono gli orari. È giusto che questi ragazzi, diciamo, siano rientrati a scuola, anche se con qualche giorno di anticipo forse rispetto al calendario scolastico. Le vacanze erano durate, diciamo, abbastanza. Quindi diciamo solo lati positivi, lati negativi, forse questa zona necessiterebbe forse un po' più di vigilanza, soprattutto per gli attraversamenti pedonali, essendo una zona diciamo abbastanza trafficata, spesso questi ragazzi hanno difficoltà ad attraversare la strada e qui qua ci sono due, anzi addirittura c'è anche il liceo più avanti, quindi è una zona diciamo abbastanza congestionata, però è anche abbastanza servita, quindi non ci possiamo lamentare. Possiamo dire solo i lati negativi. No, il lato negativo è che ancora le temperature sono molto alte e quindi si dovrebbe slittare l'inizio della scuola a qualche giorno un po' più avanti. I lati positivi è perché i bambini si incontrano, quindi c'è questa volontà di iniziare con uno spirito propositivo per i primi giorni, di incontrare i nuovi compagni e le nuove maestre. Era contento quindi di tornare a scuola? Di base sì, adesso vediamo giorno per giorno con la fatica che avanza tra traffico e sveglia presto. Sì, mio figlio piccolino che frequenta una seconda elementare e poi ho anche un altro bambino un po' più grande, un ragazzotto di 13 anni che frequenta invece la terza media. È molto contento, sta bene in classe, è contento di vedere i suoi amici e anche con il professore si trova molto bene. A livello organizzativo, non so se lui fa anche la riflessione. No, non fa la riflessione, però sicuramente sono iniziate anche le attività sportive, quindi incastrare tutte le varie componenti, diciamo, legate all'infanzia, quindi ai bambini e sport, ma tra poco inizieranno con il catechismo, quindi incastrare tutti i pezzi. Lei è uno dei pochi papà presenti fuori, diciamo, gli istituti scolastici e lei quindi accompagnare suo figlio. Un lato positivo e negativo del rientro scolastico? Secondo me è positivo perché i padri devono essere presenti, hanno bisogno anche della presenza maschile ovviamente, poi dipende anche da se la moglie lavora o non lavora. Per fortuna della mamma, diciamo, il papà accompagna i bambini a scuola, ecco.